Buonasera, ben ritrovati. Dopo Mozart la stagione riprende con Rossini, con forse il titolo più mozartiano del catalogo di Gioachino Rossini, e Il Turco in Italia, un dramma buffo, un'opera quindi comica, ma non comica come gli altri titoli, quelli più famosi, del Barbiere di Siviglia o Cenerentola. L'italiano in Algeri, anzi forse il fatto di arrivare un anno dopo l'italiano in Algeri ha gettato un po' d'ombra su questo titolo che viene certamente eseguito ma è un pochino più di nicchia, perché è stato percepito come la copia venuta meno bene, diciamo, dell'italiano in Algeri. In realtà sono due opere molto diverse, al di là dell'intreccio e dello scambio di nazionalità e personaggi, molto diverse appunto perché quest'opera, come ci spiegherà chi è seduto qui a fianco a me, presenta un Rossini più volto alla commedia che non al comico fine a se stesso e ludico diciamo più stilizzato. Una nuova produzione frutto di una partnership tra diversi teatri europei, il Festival d'Aix-en-Provence, dove lo spettacolo ha debuttato l'anno scorso, il Teatro di Digione e quello di Varsavia. La regia di Christopher Holden, che diciamo rispecchia molto bene la struttura dell'opera, che è particolare, come si suol dire, ha un impianto metateatrale, nel senso che si mette in scena il farsi di un'opera, di un dramma buffo. E questo viene reso molto bene dalla regia, produzione che qui si avvale peraltro del contributo di Italgas. Sul palco un cast interessante, a partire dal ruolo del titolo, Selim il Turco, interpretato da Carlo Lepore, Fiorilla e Nina Maciaize, che debutta a Regio, soprano georgiano che va per la maggiore. Paolo Bordogna è un ottimo Don Geronio, abbiamo già sentito molte volte a Regio. Antonino Siragusa è ancora una felice conferma per questo tipo di repertorio, e Simone Del Savio nel ruolo di poeta prosdocimo. Sono molto contento che Alberto Bosco torni qui da noi, è una persona preziosa che ormai vive a Madrid, ma che continua a seguire la programmazione del teatro della sua città. Lui è, oltre che laureato in storia della musica, è diplomato in pianoforte, in composizione, e adesso insegna a Madrid, è un cervello in fuga. E allora siamo contenti quando c'è motivo per poterlo avere qui. Quindi lo ringrazio davvero di aver affrontato il viaggio e essere qui, e gli cedo la parola. Sì, grazie a voi intanto, a te, a tutti gli amici qua nel teatro, a chi si occupa della programmazione, perché questa è già la terza volta che vengo. Quindi. Infatti deve rispettare un impegno, perché con l'Elisir era arrivato alla fine del primo atto. Sì, no, infatti adesso... Con lui Rex detto, Progress è andata meglio. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine di tutti e due gli atti. Forse qualcuno di voi ha visto l'opera ieri sera, la prova generale, e lui ha già anticipato che è un'opera un po' strana, un po' quasi improvvisata, sembra che si faccia sul momento. Quindi adesso io cercherò di fare una cosa più strutturata dell'opera di Rossini, però se nel caso dovessi partire improvvisando, lui farà come il poeta, no? E dirà: adesso tu vai lì, mi dà da lendire cose, mi guida in modo che arriviamo alla fine, facendo tutto quello che abbiamo previsto. E poi, vabbè, i cervelli in fuga, più o meno, cioè, perché diciamo la Spagna non è proprio la meta dei cervelli più brillanti, più lungimiranti, perché come l'Italia siamo un po' meno sulla stessa barca, quindi diciamo, fuga, poi non lo so, comunque diciamo che adesso sono lì e appena posso torno per,
per parlare di musica, proprio alla fine questi momenti sono sempre molto simpatici e utili, no? Riflettere un po' sulle opere, su queste musiche. Io poi faccio conferenze anche di musica strumentale, no? Molta gente che vedo qui la vedo anche all'Unione Musicale, ed è importante che si mantengano, no, questi spazi di riflessione sulla musica, un po' per chi ci si deve occupare, così si mette un po' alla prova e capisce al tempo e al modo di riflettere su delle cose che magari sentirebbe in modo meno approfondito, e poi anche per il pubblico, perché oggigiorno i momenti di riflessione sull'arte, sulla musica sono sempre meno, la critica è molto difficile da trovare sui giornali, quindi uno, per non essere proprio così in balia delle pubblicità, dell'industria culturale, ha bisogno anche magari di capire un po'. E quindi oggi io vi farò un po', cercherò di farvi capire un po' quello che ho capito io del Turco in Italia, perché non è un'opera così evidente, lineare, come potrebbero essere l'Italiano in Algeri, che è proprio una farsa perfetta, oppure anche il Barbiere di Siviglia, che è un'opera che giustamente è sempre stata l'opera a cui si tende a identificare Rossini, ecco, perché rappresenta la sua poetica nel modo più puro, quasi, no? Il modo più evidente. Invece il Turco in Italia è sempre stato, rispetto alle tre sorelle, alle tre grandi opere comiche di Rossini, con cui c'è l'Italiana, la Cenerentola e il Barbiere, è sempre stata, cioè, non è mai rientrata, no, al pari, no, su questo podio delle tre opere buffe, belle, perfette di Rossini, un po' perché, come tante altre opere di Rossini, è sparita un po' dalla circolazione nell'Ottocento, fino alla seconda metà dell'Ottocento, il gusto era cambiato e quindi si mantenne poi solo il Barbiere in repertorio, forse la Cenerentola un po' di più, ma sicuramente il Barbiere più di altri, infatti. E quando poi vennero riscoperte negli anni 20 la Cenerentola, l'Italiano in Algeri, queste metteranno in luce degli aspetti della comicità di Rossini un po' diversi da quelli a cui, diciamo, il pubblico era abituato, perché durante tutta questa tradizione in cui si erano incrostati effetti anche molto un po' grossolani, quindi non corrispondenti all'eleganza, no, del comico di Rossini, si pensava che la comicità di Rossini fosse qualcosa di un po' così, un po' più. Invece, scoprendo, no, l'Italiana e la Cenerentola con esecuzioni curate da direttori come Vittorio Gui, interpreti molto attenti, si è capito che l'estetica rossiniana del comico era qualcosa di molto particolare. Ecco, quando si scoprì poi negli anni 50, si riscoprì in modo molto con una messa in scena, con un allestimento che fece quasi epoca, che è stato anche registrato poi in una versione successiva, con Maria Callas nel ruolo di Fiorilla e Gavazzeni, che fu uno dei grandissimi protagonisti di questa riscoperta del repertorio belcantistico, non solo buffo ma anche serio, con Donizetti e tante altre cose. Ecco, negli anni 50, ecco, la scoperta del Turco in Italia aggiunse un'altra sfaccettatura, un altro tassello per capire la ricchezza, no, della comicità di Rossini, del suo stile, della sua grandissima del suo talento creativo. E qual è questa faccia? Perché uno dice, abbiamo scoperto questo, però bisogna anche specificare cos'è questa cosa particolare che il Turco aggiunge a un compositore che per noi è più o meno definito. Rossini è una specie di compositore, è un compositore che trasmette con la sua musica un vitalismo, una vitalità contagiante, che ha contagiato a quell'epoca le platee di tutta l'Europa, e ancora oggi questo noi ricerchiamo, sia nell'opera seria, se vogliamo, sia nell'opera comica. Rossini trascende sempre, no, la commedia, cioè i suoi personaggi iniziano e poi il lievito della sua fantasia, della sua eccitazione ritmica e anche timbrica, no, lo splendore della sua orchestra, fanno sì che la musica, no, che la musica trascenda dal piano così puramente psicologico e delle relazioni della commedia su un piano ideale, che è stato definito di un bello ideale, a volte nelle opere serie, per esempio quando si contempla la bellezza vocale, no? Per esempio nella Donna del Lago, nella Semiramide, dove si sta lì e si sentono questi vocalizzi, queste arie bellissime nel puro stile italiano del canto,
e dicevo uno, e questo è canto che nasce dal canto proprio, no? Quindi questo è un aspetto, no, di Rossini. Nel campo comico invece il vitalismo si esprime in una sorta di ebbrezza, in un'ebbrezza gioiosa, quasi dionisiaca, per cui per esempio nel finale del Barbiere, di tutti i finali per il primo atto di Rossini, c'è sempre questo momento in cui la vicenda si ingarbuglia, e la tensione aumenta, la confusione aumenta e la musica pompa, 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 i personaggi diventano, non sono più padroni di se stesso, l'energia è così, l'elettricità che Rossini trasmette attraverso il ritmo, l'orchestra e tutto quanto, fa sì che i personaggi inizino ad agire in modo automatico, no? Sempre, a volte le regie fanno questo, no? Non sanno cosa fare, e iniziano a muoversi così come dei burattini. Perché? Perché la musica ci comunica questo, l'esattezza ritmica, no, di Rossini è talmente esagerata, se vogliamo, è talmente poco naturale che poco a poco ci porta su un altro livello e quindi anche i personaggi iniziano ad agire cioè come dei burattini e tutto quanto trasmette una vitalità ormai staccata, no, dalle cause che l'hanno generata. Così questo è stato veramente una delle scoperte di quello che lui ha dato alla storia della musica, tra le mille altre cose, perché poi tutto questo cambierà, cioè lui adatterà questo suo temperamento ai vari stili di opera che tratterà. Per esempio, quando andrà in Francia, scriverà opere di stile francese, per esempio Guglielmo Tell, in cui questa sua vitalità, questo suo vitalismo si trasforma e diventa un sentimento panico della natura, cioè diventa una cosa corale. Quindi capite che non è che Rossini ha ripetuto la stessa formuletta in tutte le cose. Certamente ogni artista nasce da delle condizioni storiche, anche da delle condizioni anche di proprio temperamento e educazione, quindi Rossini ha, diciamo, coltivato tanti generi, tanti stili, non tantissimi, ma comunque sempre mantenendosi fedele alla sua natura. Tant'è vero che quando non sarebbe stato più possibile per lui continuare nella sua poetica, diciamo, cioè, non così proprio tranquillamente, gli aveva un esaurimento nervoso della miseria, però, e cioè, ha deciso che non avrebbe più scritto opere e infatti non ne scrisse più, scriverà poi altre cose. Comunque, allora, tutto questo per non dire ancora nulla del turco, e adesso dirò del turco. E il turco in Italia, quindi, è un elemento, una cosa un po' diversa rispetto al Rossini che tutti si aspettano. Cioè quel Rossini che, una volta che uno si siede sulla sedia del teatro, è in presenza di una macchina teatrale che va quasi a tutta birra verso un gran finale del primo atto, per esempio, in cui uno si sente esploso di vitalità in un'ebbrezza, abbiamo detto, dionisica. Invece il turco in Italia sembra un momento in cui Rossini ha un distacco verso se stesso, cioè Rossini sembra quasi guardare alle sue invenzioni, alle convenzioni del teatro d'opera che si utilizzavano a quell'epoca, che lui aveva anche inventato e fatto diventare cosa comune, con un certo distacco, e questo distacco si manifesta anche in scena con la presenza del poeta, che altri non è che un alter ego del compositore o del librettista, cioè dell'autore dell'opera, di un'opera d'arte. Allora, ma questo in sé per sé non basterebbe a dare il carattere di un'opera, cioè quello che dà il carattere a un'opera è la musica, la maniera in cui è cantata, cioè il libretto ci vuole, certo, ma è poi il compositore che dà quello. E il carattere della musica del turco in Italia è un carattere molto divagante, cioè un carattere che sembra quasi farsi, cioè una musica che sembra quasi farsi strada a poco, cioè in cui il compositore, che sarebbe un po' impersonato dal poeta sulla strada, vede, cioè sulla scena, vede l'azione, vede qualcosa succedere, allora dice, ah, questo può diventare parte di un quintetto, questo può diventare l'ensemble di Perplexité del finale, questo funzionerebbe bene così. E lui, diciamo, segue, cioè sembrerebbe che lui decida quello che succede in scena, ma in realtà è quasi sempre a posteriori. C'è un esempio molto, molto tipico nel finale del primo atto, quando lui dice, adesso due personaggi si incontreranno e lei svenirà, e quindi io preparo una sedia e metto la sedia. Poi a un certo punto vede che questa non sviene più e dice, ah, ma questo non va bene perché è previsto che lei debba svenire e io ho portato la sedia e non va bene. È tutto questo gioco sulle convenzioni. Questo non è tanto per, come si è stato detto, per far credere che l'identità della realtà sia
pirandellianamente incerta, perché questa è una cosa novecentesca, no? Quello di non avere più certezze, quindi vedere alla realtà da tanti punti di vista senza sapere qual è quello che a noi fa più bene o che ci conviene. In realtà questa è una cosa forse all'incontrario, di far capire quanto le convenzioni del teatro che magari Rossini stava osservando, a questo punto era già diventato famoso, gli avevano chiesto un'opera che sembrava la copia, no? Un po' dell'Italiano in Algeri, lui guarda queste convenzioni e dice vabbè, io sto ripetendo più o meno la stessa sinfonia, fatta la stessa forma, le stesse, però allo stesso tempo queste sono talmente adatte a rappresentare le commedie umane che vanno, quindi il poeta vede due che bisticciano e dice guarda, questo va proprio bene come duetto, vede tre che arrivano si danno e questo va bene come forma, e quindi sembra quasi il contrario, cioè questa presenza del poeta piuttosto che rendere l'opera più così irreale la rende un po' più realistica. E infatti, oltre a questo carattere, abbiamo detto, più rilassato, no? Più divagante, senza questa concitazione ritmica, il Turco in Italia ha un carattere più realistico rispetto alle farse, alle opere più pazze di Rossini. Certamente ci sono anche qui momenti in cui i personaggi, abbiamo detto, diventano un po' pazzerelli e iniziano a ripetere le parole così tutto sillabando in modo strano oppure ripetendo meccanicamente, però questi sono solo, diciamo, quasi degli omaggi a se stesso che Rossini fa. In realtà la musica è molto più rilassata, è molto più così un po' fedele a quello che succede in scena, come avendo attenzione proprio alla psicologia e poi soprattutto alle dinamiche del realismo borghese, no? Perché quest'opera è ambientata a Napoli e ci sono moltissimi momenti, moltissime scene, moltissimi anche luoghi comuni che noi troveremo nella commedia, anche nei film, nella commedia italiana, insomma, è molto bello vedere questo rispetto che Rossini ha, cioè lui non stravolge questa scena, i personaggi rimangono tali, non vengono mai diciamo caricati di un'energia eccessiva e quindi l'opera si sviluppa in un modo, diciamo, abbastanza poco trascinante. Quindi bisogna, quando si va a sentire il Turco in Italia, non aspettarsi che adesso finalmente la macchina prenda, no, perché la macchina non prenderà mai moto, sarà sempre come un divagare un po' così improvvisato, un po' improvvisando, in cui ogni tanto verranno fuori appunto i tipici trucchi, le tipiche cose di Rossini, in cui la musica appunto prende il sopravvento e va avanti per se stessa. Per questo, come diceva Simone prima, quest'opera è stata definita mozartiana. Allora, bisogna capire bene in che senso, perché uno va a sentire il Turco in Italia e dice, beh, sì, proprio Mozart non è che sembra, ci sono tante cose simili, tante cose. E quello che ha di mozartiano è appunto forse questo mettere da parte l'aspetto puramente ludico, cioè della macchina, diciamo così, giocosa, per concentrarsi sulla commedia, no? sulla parte appunto dell'incontro dei personaggi, e questo è dimostrato anche dal fatto che quest'opera è un'opera quest'opera è fatta con molti terzetti, molti ensemble, molti duetti, molti quintetti, per cui cos'è in un'opera buffa un duetto, un terzetto e un ensemble? È un momento in cui due personaggi si incontrano, in cui appunto nasce la commedia, quando due caratteri, due situazioni si incontrano, c'è sempre qualcosa di interessante che succede e la musica lo deve trasmettere. Allora, quindi non è un'opera in cui uno va a contemplare arie bellissime, per quanto ci siano anche arie bellissime, però l'attenzione maggiore sarà per questi ensemble. Questo per questo motivo. Poi il carattere mozartiano, abbiamo detto, può anche essere di questa aderenza, da questo non distaccarsi così tanto dalla commedia, quindi essere un po' più realistico. Però c'è una grande differenza tra le opere di Rossini e quelle di Mozart, perché in Rossini, come in tutta l'opera italiana, la precedenza, cioè il grado più alto di priorità che il compositore dà agli elementi della musica è dato al canto, al cantante, mentre in Mozart, siccome lui si era formato e aveva anche lui creato la tradizione sinfonica e sonatistica classica, tedesca, viennese, il cantante nell'opera non è semplicemente il padrone assoluto, no? Per dirla così, è tutto in funzione del canto. Nell'opera tedesca, nell'opera di Mozart, italiana anche, il canto è inserito in un tessuto sinfonico, orchestrale, in cui
l'orchestra, i contrappunti, anche i timbri, servono a dare delle sfaccettature più psicologiche a quello che sta succedendo. E in questo senso il cantante è effettivamente un po' più imbrigliato in una trama sinfonica rispetto al cantante italiano nelle opere italiane. Questo sarà sempre, cioè fino a Puccini, questa sarà proprio la caratteristica tipica dell'opera italiana. Questo cosa comporta? Il fatto che nell'opera italiana moltissime qualità espressive, no? che sono affidate alla musica per mettere in scena un testo, vengono semplicemente sottointese. Il compositore non specifica tutto, il compositore fa una trama il più possibile efficace, efficiente, in funzione del fatto che avrà in scena un cantante che sera dopo sera, cantanti diversi, incarnerà un personaggio e con la sua personalità darà forma, vita al testo e alla musica, e quindi tutte le sfumature saranno, diciamo, fatte più dal cantante che non dal compositore attraverso la scrittura sinfonica. Invece in Mozart e nei compositori di tradizione tedesca è il contrario, cioè il contrario, è un po' diverso, il cantante è sempre quello che è tutto in funzione sua, però il compositore avrà premura di dargli comunque delle certezze al di sotto, insomma, in cui, non so come spiegarmi bene, per quanto meno denso, no, che in una sinfonia, il tessuto sinfonico ha molta importanza nell'espressione che il cantante dovrà avere. Ecco, questo non vuol dire che l'orchestra, no, nell'opera italiana e soprattutto in Rossini sia di secondo piano, cioè sia una cosa, lo sappiamo benissimo che quando si sente un'opera di Rossini la prima cosa che si fa, che ci stupisce, è il colore dell'orchestra. E questo, faccio una parentesi, lo vedrete, o chi l'ha visto ieri sera, in quest'opera, dove ci sono delle arie, dei pezzi che non sono di Rossini ma di un aiutante, e più che lo stile, che è lo stesso, quello che colpisce molto è l'orchestrazione. Se voi fate attenzione, adesso vi dico quali sono i pezzi, sentirete che quello che più colpisce uno quando va a sentire questa opera non è tanto la differenza di stile che ci sono tra i pezzi di Rossini e quelli di non Rossini, perché lo stile è lo stesso, ma la differenza di colori, di timbro, cioè proprio quella cosa in più, quella brillantezza in più che Rossini aveva introdotto nell'orchestra prima quasi di chiunque altro, anche prima dei francesi e dei tedeschi, e tale da fare appunto la sua specialità. Ecco, l'orchestra in Rossini è invece un'orchestra, non è come quella di Mozart, così diciamo sinfonica e densa, ma è un'orchestra che serve quasi ad esaltare, no, la bellezza vocale e le prestazioni del cantante. Quindi importante allo stesso modo, ma non nella stessa maniera, ma non nella stessa funzione. Allora, questo cosa comporta? Il fatto che in un'opera come quelle di Mozart non è possibile avere un andamento completamente rapsodico, no? Perché se diciamo, il compositore deve tenere le fila di quello che sta succedendo, deve leggere nella psicologia dei personaggi e trasformare questa psicologia in una partitura sinfonica o vocale, non può lasciare che il cantante sia libero di... Invece nelle opere italiane è possibilissimo, per esempio, che ci siano delle opere che funzionano benissimo a teatro, che in realtà uno le guarda sulla partitura e dice: ma questo, qual è il legame tra questo e questo? E il legame lo fanno i cantanti in scena. Quindi dire opera in Italia e dire cantante è dire più o meno una cosa che non si può staccare, no? E chi pensa di applicare un'estetica diversa fa una cosa un po' sbagliata. E questo nel caso del Trucco in Italia si vede a un grado veramente massimo, perché abbiamo detto che addirittura l'opera sembra che non sia neanche stata scritta prima, perché si fa la finzione che è il poeta che la sta scrivendo nel momento. No? E sulla scena vediamo un poeta che dice: devo trovare un dramma, un soggetto per un dramma buffo. Quello che c'ha lì è un po' così, perché sarebbe la solita storia del marito scimunito e della moglie più sveglia di lui, che praticamente è l'archetipo, no, dell'opera buffa dagli intermezzi dei napoletani, è sempre stato quello, insomma, il succo di tutto. E dice: ormai questa cosa è stata contata fino alla nausea, ho bisogno di qualcosa di più interessante. E questo è un altro aspetto, no, che abbiamo detto del distacco di Rossini, che non è tanto il distacco che lui sempre ha, perché lui è sempre superiore alle sue musiche, lui è olimpico, no? Si è sempre detto Rossini crea questi grandiosi meccanismi anche barocchi, se vogliamo, nella Semiramide o anche nelle opere serie, però non si confessa mai, no? È sempre distaccato. Qui il distacco non è tanto così, il distacco è più quello di una persona che a un certo punto si guarda, è un po' ironico, dico: ma sto scrivendo per la quarta, milionesima volta un crescendo rossiniano, magari, però dice: si sta bene. Quindi
Ci sono dei momenti, quindi, in quest'opera in cui ci sono dei buchi, poi ve li farò vedere, li sentiremo insieme. E, ecco, no, allora, quindi c'è questo poeta, no, che sta scrivendo questa cosa e vuole una storia che lo renda, cioè la storia che ha davanti è la solita storia, e vuole qualcosa che lo renda più interessante, che renda questa vicenda più interessante. E lui non è che fa nulla per inventarla, se la trova davanti perché vede una zingara sulla spiaggia, cioè una zingara, quella che pensa che sia una zingara, che in realtà è una donna che faceva parte dell'harem di un sultano turco, e che è stata costretta a lasciare l'harem per le maldicenze delle sue colleghe, non so se si chiamano colleghe o se mogli, cioè delle sue consorti, non so come si chiama, comunque non ho mai chiesto, diciamo, come si chiama tra i colleghe di harem, l'associazione di donne di harem. Comunque, e lui ha dovuto lasciare, lei ha dovuto lasciare il suo sultano, che per il quale lei nutriva un grandissimo amore, è vero, non era semplicemente una mantenuta. E lo stesso sultano sembrerebbe che questa Zaida, si chiama questa zingara, fosse il suo primo amore. Allora, vediamo sta zingara sulla spiaggia e dice, il poeta vede zingari, dice, che bello, degli zingari, subito la cosa si può fare interessante. Ecco perché gli zingari, adesso noi per zingari intendiamo una cosa un po' meno così, cioè per sempre più un po' problematico, perché ci sono questioni complesse, ma a quei tempi, nell'inizio dell'Ottocento, lo zingaro rappresentava per un po' così i poeti romantici, la fantasia di quel tempo, una fantasia di gente che viveva in città, cioè ovviamente gente imborghesita, no? Come siamo quasi noi tutti, e rappresentava un ideale di libertà, no? Lo zingaro cosa fa? Vive, legge le mani, canta, balla e stanno sempre a mangiare fuori, insomma. E quindi rappresenta un po' una cosa positiva. Gli zingari è pieno le opere, no? Dappertutto. Poi nell'Ottocento più avanzato sarà anche un po' più, avrà dei risvolti un po' più stregoneschi, no? Con Verdi, se vogliamo, nel Ballo in Maschera, nel Trovatore, soprattutto. Però è sempre questo fascino, no? Del zingaro, dell'uomo libero, che per esempio, adesso io anche tu hai detto che vivo a Madrid, per esempio negli stessi anni a Madrid Goya faceva dei quadri con le persone, i machi sono praticamente delle persone che non vivono secondo i canoni borghesi, quindi questo ha un certo fascino, un po' come forse mutate tutte le cose nei film degli anni 50, James Dean e Marlon Brando, cioè, con la giacca di pelle, ecco. Quelli erano i zingari che avevano un certo fascino. I zingari di qua, del turco in Italia, non sono certamente così sconvolgenti dal punto di vista né erotico né sociale, sono delle persone semplicemente allegre, che vivono bene. E però dichiarano guadagnarsi da vivere, si dice, e guadagnarsi da vivere è grazie all'incredulità degli altri, cioè leggendo le mani, prevedendo il futuro. Ovviamente sapendo benissimo anche loro che è tutta una fantasia, però quindi leggendo il futuro. E questo dice, vabbè, come può essere interessante questa storia per farla più divertente, la storia del marito scimunito e della moglie? Perché intanto il marito scimunito ha la passione, cioè ha il vizio di farsi leggere le carte, le mani, le carte, il futuro dagli zingari. Allora questo già inizia a entrare in contatto, questo ambiente un po' borghese, no? Della coppia, il marito e moglie giovane, con l'ambiente zingaro. Poi c'è il secondo elemento di contatto che... E per casualità, però sempre il caso va giusto nelle opere, quel giorno a Napoli arriverà con una barca un sultano turco, no, non si sa bene chi. Allora il poeta, che vede questa povera zingara in triste perché gli ha raccontato che il sultano l'aveva lasciata, dice, ma tu guarda, adesso viene un altro sultano, tu chiedigli se lo conosce, sai che fa la raccomandazione, tu chiedi se lo conosce il tuo amico sultano, magari vi mette d'accordo, ti riprende nell'aria, così. Ah sì sì, beh. E alla fine viene fuori che questo sultano turco che arriva non è niente meno che quello che l'aveva mandata via, però questo lei ancora non lo sa. Allora, quindi abbiamo due vicende che si intrecciano, quella del tradizionale, così, del marito e della donna che è troppo vivace perché si crede una mangiauomini, così, e quella del turco, sultano, e della povera sposa, cioè la povera sposa cacciata via secondo per maldicenze, che si dovranno ricongiungere. Quindi abbiamo queste due vicende. Queste due vicende andranno avanti un po' parallelamente per incontrarsi nel finale del primo atto. Quando? Cosa succederà?
e cioè prima ancora del finale succederà questo, che la moglie giovane e vivace di Geronio, che è il marito scimunito, diciamo, e si innamorerà a sua volta del turco, perché lo vede sulla spiaggia, e anche il turco, che si vede che la moglie è carina, cioè, e si, poi è turista, si sente libero come fanno i turisti noi in un altro paese, e lui subito si incuriosisce, sono incuriositi si innamorano, come si dice, fanno attrazione. E hanno l'attrazione, e quindi poi si mettono d'accordo, cioè inizia una storiella così tra i due, e questo porta le due storie a incrociarsi. Cosa succede? Che poi alla fine del primo atto si incontrano tutti sulla spiaggia, ivi inclusa la povera Zaida, che è la zingara, cioè la finta zingara che è stata cacciata via, e vede Selim, che è il sultano, e la Fiorilla vede che lui ha già un'altra donna, insomma, quindi c'è, diciamo, l'inghippo lì. Sono tutti lì, e qui è il finale, che è l'incrocio così. E poi, vabbè, la fine la racconterò dopo nella cosa. Quindi abbiamo queste due vicende, il poeta che fa da in questa specie di telecamera che segue la vicenda e commenta e cerca di arrangiarla in qualche modo, quindi rende un po' distaccata tutta la cosa, però l'assunto poi vero, reale, è quello di un realismo abbastanza borghese, cioè di delle scene, ci sono delle, per esempio c'è una scena dove c'è un quartetto dove prendono il caffè, cioè non è un'opera proprio così fantasmagorica o barocca, così, è un'opera proprio che rappresenta questo tipo di poetica. Allora, adesso ho detto quasi tutto. Sì, ho finito. No, scherzo. No, non ho finito. No. Vabbè, adesso diciamo come introduzione potrebbe bastare. Diciamo, abbiamo detto molto. No? Adesso poi si tratta solo di capire la musica com'è. No? Tutte queste belle idee che ho detto, vediamo se sono vere. No? Vediamo poi nella musica. Volevo solo aggiungere questo, e intanto così mi serve per iniziare con la musica subito. E, abbiamo detto prima la vicinanza con lo spirito mozartiano. Ovviamente bisogna farci molta attenzione, non pensare che qui siamo proprio in presenza di un'opera come quella di Mozart, però ci sono dei piccoli segnali, delle piccole citazioni, delle piccole così strizzate d'occhio che Rossini fa a Mozart, e queste bisogna dirle perché sono veramente molto belle, molto, veramente non si possono essere casuali. E quindi vi racconterò questo, che è una cosa che c'è, cioè, chi sa di queste opere, che legge, lo sa, però è una cosa che non è, diciamo così, conosciuta. Praticamente il libretto di quest'opera non è, cioè, è di Felice Romani, no? Il librettista di Bellini e anche di Donizetti, ma e soprattutto cioè lui non lo firmò subito, perché in realtà è un rimaneggiamento abbastanza uguale di un libretto che nel 1788, quindi una trentina d'anni prima, era stato musicato a Dresda, e questo libretto l'aveva scritto Caterino Mazzolà. Caterino Mazzolà era stato il librettista che aveva arrangiato, insomma, della Clemenza di Tito di Mozart. Ma questo non c'entra, perché quest'opera del Turco in Italia di Caterino Mazzolà, con la musica di, non mi ricordo, Seidelmann, un altro compositore di quegli anni, era stata poi ripresa a Vienna nel 1790, esattamente quando Da Ponte e Mozart stavano componendo, cioè stavano lavorando al Così fan tutte. Quindi Da Ponte, che era il librettista ufficiale del Teatro degli Imperiali, si chiamavano, credo così, sicuramente che aveva dovuto adattare questo Turco in Italia, aveva letto questo libretto, visto quest'opera, e infatti ci sono alcune cose che possono essere state, diciamo, fonte di ispirazione per il libretto di Così fan tutte. Quindi questo è già un piccolo passaggio. Poi bisogna sapere che, vabbè, poi Mozart ha scritto Così fan tutte, sappiamo come è venuto, bene, è perfetto, e questo Così fan tutte gira l'Europa più o meno, e nel 1814, quando Rossini era a Milano con Felice Romani per scrivere il Turco in Italia, fanno delle rappresentazioni del Così fan tutte proprio alla Scala, no? Perché questa opera è stata scritta per la Scala nel 1814, e addirittura gli stessi cantanti che cantarono la prima del Turco in Italia erano quei cantanti che cantavano i due cantanti Selim e Fiorilla. Selim era il famoso Filippo Galli, che era lo stesso che aveva cantato Mustafa nell'Italiano in Algeri. Quei due cantanti erano gli stessi del Così fan tutte che si stava dando alla Scala. E noi sappiamo anche che Rossini era un grande conoscitore, diciamo grande, insomma, rispetto alla media dei connazionali, conosceva molto bene la musica sia di Mozart sia di Beethoven, ma di Mozart in particolare, si famosa quella battuta
che non so più com'era, ma più o meno così, che diceva che Mozart era, Orsini faceva delle battute bellissime, io poi non le so dire bene, ma cioè, era stato la gioia della mia adolescenza, la mia giovinezza, il martirio della mia maturità e la consolazione della mia vecchiaia, per dire che per lui era sempre stato un modello. Ovviamente non poteva imitarlo perché veniva, abbiamo detto, da posizioni diverse, quindi sempre un artista nasce e quindi deve, è giusto che mantenga il suo cammino mantenendo la sua origine, no? E quindi ecco, no, questa vicinanza, no, con Mozart, un po' anche un po' aneddotica, no, per quel che riguarda il libretto, però reale per quello che riguarda la composizione del Così fan tutte e del Turco in Italia. Cioè la composizione del Turco in Italia durante la ripresa del Così fan tutte a Milano ha fatto sì che qui evidentemente Rossini abbia messo un po', abbia lasciato cadere, no, dalla penna alcune citazioni, alcuni ammiccamenti alle tre grandi opere di Mozart italiane, le tre opere italiane che sono Don Giovanni, Le nozze di Figaro e il Così fan tutte. Allora, adesso vediamo un po' che ora è. Sono le 6. Io direi che possiamo vedere intanto questi prestiti, queste piccole citazioni che Rossini fa, no, di Mozart, e poi iniziamo a vedere la musica vera, no, della musica del Turco in Italia, con alcuni esempi, ne ho presi 5 o 6, vediamo se... Ah, ecco, devo solo farlo più piccolo. Possiamo farlo più piccolo. Basta. Bene, allora, abbiamo detto tutto. Mozart, dove vediamo degli esempi? Intanto nella vicenda. Ci sono dei momenti della storia che ricordano molto alcuni esempi mozartiani. Per esempio, nel secondo atto del Turco in Italia c'è una festa, si dà una festa e tutti quanti vanno mascherati. Un po' come succede nel finale delle nozze di Figaro, dove si trovano nel boschetto e la contessa è mascherata da Susanna. Susanna da contessa, poi Figaro fa finta di essere il conte, cioè tutto così, e sì, tutto di notte, tutto per far venire in luce poi alla fine la verità. E poi, per esempio, sempre per le nozze di Figaro, la fine del Turco in Italia, e nella fine del Turco in Italia c'è una sorta di perdono, no? C'è la protagonista Fiorilla che ha fatto mangia uomini, per tutto un atto e mezzo, a un certo punto si pente improvvisamente, canta un'aria lunghissima, e incredibile, e poi tutto finisce bene, tutti chiedono il perdono e tutto quanto. Quindi anche questa idea del perdono ovviamente non raggiunge, diciamo, le valenze così morali di Mozart, perché non gli importava questo, e poi ovviamente sarebbe fuori luogo, però diciamo, c'è una cosa così. E poi, tanti altri, per esempio anche del Don Giovanni, c'è la scena appunto delle maschere, no? Nel finale del primo atto, quello potrebbe anche essere una sorta di cosa. Ma adesso vediamo la cosa più divertente, che è vedere le citazioni musicali. E allora, la prima che ho trovato, che poi quella non solo l'ho data solo io, ma perché non l'ho vista da nessuna parte. Allora, dov'è? È nell'aria... nel duetto che c'è tra Selim e Fiorilla, nel duetto del primo atto. E, aspettate che la cerco. E questa è una citazione del Don Giovanni. Ah no, prima ancora c'è questa. Quando arrivano, il sultano arriva arriva a Napoli, arriva in barca, no? Arriva con una barca e ci sono i vogatori che vogano. No, perché è il loro mestiere, remano, e la musica sulla quale remano sembra il finale del secondo atto del Don Giovanni, dove spunta il commendatore, dice: Don Giovanni, a cena arteco mi invitasti e sono venuto, no? E il... Oh, questo è troppo alto. E la musica è così più o meno. E i vogatori dicono: voga, voga, a terra, a terra, un naviglio turco pare. Sembra proprio il Don Giovanni, alla fine del Don Giovanni. Questo non si può non pensare a quello quando si sente, perché è proprio buffo
sì, questa reminiscenza. E poi, ancora più evidente, sempre dal Don Giovanni, quando Selim e Fiorilla si incontrano sulla spiaggia, cantano, si innamorano, cioè sono incuriositi l'uno dall'altro, si innamorano e... E poi qui Fiorilla dice: così pien di civiltà. E questo è: no, non voglio più servir. E questo sembra proprio Leporello, no? Che canta quello. E quindi questo, a un certo punto, questo duetto si interrompe e si sente questa frase di Fiorilla. E uno dice: ma questo sembra Leporello. No, però in realtà non è che ci sono dei significati, che dice: ah, allora lei si identifica. No, è semplicemente. Ovviamente lo stile di Rossini e di Mozart e l'opera italiana è quello lì, e quindi non è che suonano come delle citazioni, però evidentemente Rossini, che era un po' imbevuto, no, di musica mozartiana, le mette lì, le lascia stare lì. E poi abbiamo detto il Così fan tutte, in questo caso una citazione abbastanza precisa dalla sinfonia del Così fan tutte, che inizia, cioè non inizia proprio così, ma ci sono... c'è un momento in cui ci sono 4 o 5 note lente. E questo è l'inizio della sinfonia del Così fan tutte, no? Queste. Che poi ritorneranno, no? Anche durante l'opera e nel corso della sinfonia, come. Diciamo, la musica, il tessuto della musica si sospende e si sentiranno queste 4 note, che è un po' come dire la morale, no, di tutta l'opera, che è così fanno tutte le donne. E nel primo atto c'è un terzetto, che poi vi farò sentire proprio l'orchestra, e inizia con 4 note. Però le prime 4 note sono... No, ho sbagliato. Così. E queste 4 note, queste 5 note che sono, ritorneranno sempre con la stessa idea come faceva Mozart. No, per cui c'è una musica e poi si fermerà e si sentiranno. E andrà avanti. Quindi la musica si sospende, si sente questo motto, questa specie di simbolo musicale, proprio come faceva Mozart. E questo è tipico della sinfonia del Così fan tutte, è un esempio sicuramente che è quasi un omaggio. E poi durante lo stesso terzetto, a un certo punto il poeta, che abbiamo detto rappresenta un po' anche l'autore, canta una frase su un accompagnamento così. Questo qui ricorda moltissimo alcuni inizi di sonate di Beethoven, no? Tipo quella. Quella numero 4, poi la pastorale. La pastorale così, oppure la 9. E questo è così, è molto simile. Questo non vuol dire che qui Rossini si mette la parrucca di Beethoven, ma è semplicemente quando parla il poeta dice: qui sta dicendo scegliere voglio per un dramma buffo l'argomento che voglio io. Cioè è come una dichiarazione un po' personale, no? Una cosa che forse non sapete è che Rossini stimava moltissimo le sonate per pianoforte di Beethoven, le considerava il capolavoro, no? Proprio i capolavori di Beethoven, più che ancora che le sinfonie. Lui considerava le sonate per pianoforte il grande raggiungimento di Beethoven, e quindi lui sicuramente le suonava, le conosceva. Comunque questa è una musica in quello stile, uno stile un po' anche tedesco, viennese. E altre citazioni mozartiane ce ne ho, ma forse non ce ne sono più, già basterebbe, no? Sono già parecchie, no? È molto, molto interessante questo dialogo così un po' a distanza. Allora, adesso... vediamo proprio alla musica del turco. E abbiamo 45 minuti.
No, no, ma è tutto sotto controllo. Allora, allora la musica, l'opera, iniziamo con la sinfonia, l'ouverture, no? Come si inizia in teatro. Sempre iniziamo così, parlando della sinfonia, che ha nella musica italiana molto spesso il carattere di una un richiamo al pubblico, dire adesso si inizia, per favore, un po' di attenzione. Infatti inizia con una si inizia la sinfonia con una fanfara, una specie di fanfara, e poi la sinfonia ha la solita forma delle sinfonie rossiniane, cioè quasi tutte, almeno tutte quelle scritte dal 12 al 17, cioè fino al Gazzaladra, all'Armida, e sono sinfonie in cui che cioè proprio Rossini ha inventato una forma sua che funzionava bene. E magari io la dico perché è una cosa interessante da sapere, qualcuno di voi la saprà già sicuramente, però è importante perché poi andrete a sentire un'opera di Rossini e vi dovete chiedere, questa è uguale, cioè va, si discosta dalla forma tipica o no? Per dire, la Sinfonia del Guglielmo Tell si discosta perché è in quattro parti, tutte separate, cioè tutte diverse. Invece la Sinfonia tipica rossiniana come è fatta? C'ha una prima parte lenta. Lenta che non vuol dire semplicemente che è solo un'introduzione lenta, in cui c'è solitamente una melodia molto lunga affidata a uno strumento solista, o cui c'è una parte melodica, vari frammenti diciamo melodici. In questo caso è una melodia lunga. C'è una fanfara all'inizio, poi inizia una bellissima melodia del corno solista, che non si può proprio riconoscere, cioè stare insensibili, perché ha un richiamo bellissimo e affascinante. E poi, dopo questa introduzione lenta, c'è quello che sarebbe l'inizio, no, dell'ouverture vera, che ha di solito una parte, che è appunto quella che inizia, con un tema molto veloce, frizzante, ripetuto due volte di solito. Poi c'è una parte che è la parte che si chiama di modulazione, in cui dal primo tema si passa al secondo, che questa parte è molto estesa, perché è anche molto, diciamo, si fa molta attenzione in questo momento perché è molto forte, si fa a tutta orchestra. Questi sono i momenti in cui Rossini, proprio si sente tutta l'orchestra di Rossini e l'orchestra si sta muovendo da un tema all'altro, e finalmente atterra con un momento poi di silenzio nel tema secondario, che è un tema più melodico, cioè una melodia un po' più cantabile, non come l'altro che era più frizzante e ritmico. E questo tema cantabile di solito è affidato a un oboe, a uno strumento solista. E questa melodia viene ripetuta, anche questa forse due volte, e poi c'è una parte che è l'ultima, che è il crescendo, dove un altro tema viene e si ripete tre volte a orchestra sempre più grande. Poi, una volta raggiunto questo momento, Rossini ripete tutto, la parte del primo tema e del secondo e del crescendo, togliendo quella transizione molto forte che vi ho detto. Quindi abbiamo un'introduzione lenta con una melodia molto spesso memorabile, una parte e poi la seconda parte che è ripetuta due volte. Una prima volta è ripetuta con questa transizione molto forte, e queste parti constano di due o tre temi, cioè di un tema frizzante, un tema cantabile e il crescendo. Questa è una struttura molto chiara e molto semplice, che corrisponde benissimo al, abbiamo detto, al vitalismo rossiniano, cioè questa sua eccitazione che ha messo nell'opera musicale, no? Del Settecento, che era magari un po' compassata, tutta così ben educata, aristocratica, e con Rossini gli mette proprio queste forme, gli mette una benzina diversa, e quindi diventerà poi trascinante, proprio una musica che appunto ancora oggi noi facciamo fatica a sentire. Allora sentiamo, magari non facciamo tutta la sinfonia, ma facciamo magari tutti i tre o quattro pezzi, i temi, così la riconoscete. Allora sentiamo il numero uno, dell'inizio della sinfonia. Allora, cosa si può dire dell'ouverture? L'abbiamo detto, questa è la forma tipica, ma un'altra cosa tipica di questo periodo di Rossini è che nell'ouverture non c'è traccia, no, del clima dell'opera. Tant'è vero che questa ouverture Rossini la utilizzò in parte anche per un'opera seria, per l'Otello. L'Otello di Rossini era un'opera molto celebre a quei tempi, cioè nell'Ottocento, perché abbiamo detto è più che altro una manifestazione di vitalità, no? Non vuole essere un riassunto di quello, come faceva Mozart magari, di quello che succede nell'opera. Poi Rossini avrà anche, per esempio nel Guglielmo Tell, farà così, ma in questo momento ancora era di questa idea, di questo
idea poetica. Una cosa che bisogna ricordare è, vabbè, il corno, il corno che avete sentito, che tornerà poi anche nell'opera, e soprattutto la tromba, quel tema della tromba che sembra Dulcamara dell'Elisir d'Amore. Invece qui è così. Questo è un tema della tromba che non proprio lo stesso tema, ma la tromba avrà una parte importantissima al finale del quintetto del secondo atto. Troverete la parte della festa mascherata, che è un po' come dire uno dei culmini di quell'atto lì, finirà con questa specie di danza un po' pazzerella con questa tromba che farà un po' da frusta per far danzare gli altri. E poi un legame della sinfonia con la musica dell'opera c'è in alcuni temi che vengono ripresi uguali. Per esempio il tema del... questo tema, il tema del crescendo, ritorna nel duetto di Selim e Fiorilla, uguale. Chi prende appunti e segni. E poi il tema, abbiamo detto quel tema frizzante, questo qui... questo ritorna un po' diverso nel terzetto del primo atto, fatto in modo meccanico, no? In un altro tono, adesso quello lo sentiremo. Quindi i legami della sinfonia ci sono con l'opera, ma non sono legami, diciamo, spirituali, di premonizioni, ma sono di materiale, no? Che alcune idee timbriche, alcune cose tornano poi nel... cose. Non c'è niente di turchesco, no, in questa sinfonia, non è che si può dire. Sì, c'è forse questa cosa che sembra un po' una cosa turca, un po' araba, ma in realtà non c'è più una cosa che si faceva nella musica del Settecento, di questo trillo con una nota un po' alterata, questa cosa che fa. Però questo è un secondo grado, cioè una cosa che si fa, quindi sembra un po' turco, però in realtà non è niente di turco. Cioè, non è, magari, però sì, chissà. Vabbè, quindi, mezza turcheria. Un po' a spezie, ma non credo, no, io penso proprio. Cioè, vorrei dire, se fossi, sai, la vendo così come... ma non la comprerei, diciamo, adesso sta qua. Vabbè, allora, il Voga Voga l'abbiamo già sentito, no? Fate attenzione quando arriva Selim con la barca, che sembra proprio il commendatore che arriva, non la facciamo sentire più. Allora, l'opera, la prima cosa che succede dopo la sinfonia, come quasi sempre, è un coro, no? Ci sono gli zingari, è un coro, all'interno del coro ogni personaggio canta, e qui è l'unico momento in cui veramente Zaida ha è la prima che canta, e si sente proprio il suo carattere, cioè nella descrizione dei personaggi viene detta come brava ragazza, non è brava ragazza, ma moglie di Selim, non è veramente innamorata, ma qualcosa così, e lei non è... donna di cuore tenero, è scritto, ed amante, cioè non è una cosa così poco ironica, Zaida veramente rappresenta quello. Infatti riconquista Selim non perché sia particolarmente più avvenente o procace di Fiorilla, perché non lo è, ma perché è più, forse anche più melanconica, no? Noi abbiamo l'idea dei turchi che sono un po' tristi, no? Se vogliamo, questa cosa tristezza orientale, no? Questo senso, e si vede che Selim alla fine gli piaceva la donna un po' più melanconica, no? E quindi un po' questo, e nell'introduzione con l'aria di Zaida si sente moltissimo il carattere un po' così sentimentale di questo personaggio, lo sentite nelle appoggiature, nel modo così un po' lacrimevole forse di cantare, vediamo un po'.
Vabbè, quindi finisce così, e questo modo proprio così un po' singhiozzante, un po' con queste molto tenero di lei. In realtà poi gli zingari cantano in modo molto più vivace. Non c'è niente di zingaresco particolarmente, però è un modo così, abbiamo detto, vivace e felice di vivere e di cantare, mentre Zaida è un po' diversa, infatti non è neanche una zingara. Allora, abbiamo detto che il primo duetto che si incontra è quello dei due, il basso Selim e Fiorilla, che è la moglie sveglia di Geronio, quindi questi sono i personaggi. Fiorilla si incontra con Selim, no, sulla spiaggia, e tra i due, fate attenzione quando vedrete l'opera o sentirete, la musica esprime molto bene la curiosità che questi due hanno, questa sensazione di due persone diverse, il turco che non ha mai visto un'italiana e l'italiana che vede il turco. Tant'è vero, no, un'altra cosa che c'è da dire è che Selim, quando arriva sulla coste napoletane, e canta un bellissimo omaggio all'Italia, no? Che è molto celebre, e questo è per definire il personaggio. Tutte le volte che un personaggio canta al primo atto, subito si mette la sua carta d'identità, e se abbiamo detto che quella di Zaida è quella della donna del cuore tenero, quello di Selim è quello del basso nobile, non il basso buffo che sarà Geronio, per dire, come Taddeo nell'Italiano in Algeria, oppure Bartolo nel Barbiere. Ecco, quello sarebbe Geronio, che è quello bastonato, cioè preso in giro, il basso caricaturale, buffo, e invece lui è il basso nobile, cioè il basso cantante, da cui poi nascerà poi nell'Ottocento i bassi nobili, come i Verdi, per dire. Ecco, il basso cantante, noterete molto bene la differenza nello stile vocale, perché lo stile vocale di Selim è molto più fiorito, ha molte più fioriture, quindi è una vocalità più difficile, se vogliamo, ma anche più aulica, no? In cui il canto è come se cantasse una voce alta, no? E il basso ha tante note di fioritura, e quindi questo inizio con cui lui si presenta, questo omaggio all'Italia, dice che è bella Italia, io ci ho idealizzato per tanto tempo, e questo è proprio un esempio del suo che canterà quasi sempre così, perché Selim non è un personaggio proprio da ridere proprio, cioè fa ridere nella situazione, ma lui in realtà è molto elegante, molto un signore distinto, cioè un sultano che non si scompone più di tanto, e si ricorda molto, no, questi stranieri che vengono in Italia, no, che sono amano l'Italia però non ci capiscono niente, no? Però sanno sempre, a me piace tantissimo l'Italia, però succedono delle cose che loro non capiscono, però mantengono sempre un po' l'aplomb. Ci sono momenti in cui lui perde un po' l'aplomb quando bisticcia con Geronio all'inizio del secondo atto, ma in realtà lui sarà sempre abbastanza distinto, no? Un signore distinto, quindi è un basso nobile, elegante. E è un'altra cosa che si può dire questo duetto, che non è un duetto molto comico, nel senso che non si ride proprio, ma si sorride. E questo perché? Perché Fiorilla, e in realtà noi lo sappiamo forse, ma lo scopriremo dopo, non è proprio una donna come la Isabelle si chiama in Italia in Algeria, sì, tipo come una donna proprio veramente seduttrice, cioè è un po' come Adina dell'Esir d'Amore, cioè che è una ragazza un po' di provincia, se vogliamo, una ragazza semplice, che si convince un po' sotto sotto di poter fare strage di uomini, però alla fine quello che preferisce è avere una persona che le vuole bene, stare con... In Donizetti tutto questo diventa sentimentale, qui in Rossini diciamo è un po' forzato, se vogliamo, dal punto di vista così psicologico. Però lei in effetti, cioè, vede questo turco e si illude di essere innamorata di lui, e il turco anche, cioè, quindi sono due, diciamo, nei duetti buffi c'è sempre uno che sta sopra l'altro, invece loro entrambi sono sullo stesso livello, e questo sarà sempre tra i due personaggi. Ci saranno tre momenti in cui si incontrano, qui nel momento del caffè e poi nel secondo atto quando bisticceranno per un po' e poi si riappacificheranno. In entrambi i casi sono entrambi due personaggi un po' così, come si dice, quando uno, velleitari, no? Cioè entrambi alla fine ognuno ritornerà un po' con la propria...
mezza mela, no? Uno con Zaida e l'altro con Geronimo. Quindi questo duetto fa sorridere ma non fa sganasciare dal ridere, a differenza di altri pezzi, come per esempio quello che viene dopo, in cui finalmente vediamo questo, cioè il marito l'abbiamo visto prima, poi la seconda che si tagliano aria e così più o meno. Però l'altro ensemble importante è il terzetto che viene dopo, dove c'è il poeta, dove c'è Geronio e dove c'è un personaggio che non ho ancora, di cui non ho ancora parlato, che è Narciso, che già il nome ci potrebbe già spiegare cos'è, ed è un tenore innamorato, cioè il servitore, cioè il cicisbeo, diciamo, di Fiorilla, che non solo ha degli amanti, ma c'è anche questa specie di cozza lì che la segue sempre, che è innamorato di lei e le fa da cavalier servente, no? Questo personaggio nella produzione che vedrete è reso in modo veramente un po' così ridicolo, no? Perché in effetti è un lì, non si sa bene dove metterselo, ma però lui, il regista lo fa in un modo quasi come un alienato, no? con una specie di impermeabile, sembra vestito da James Bond con l'impermeabile, con un frac, sembra uno di quei melomani che seguono i Soprani, allora, è sempre lì pronto a fare quello. E allora, però diciamo, magari non è proprio così, ovviamente nella intenzione di Rossini c'è più un omaggio, no, al Settecento, un po' come Don Ottavio nel Don Giovanni, no, che è sempre lì che vaga, no, per questa cosa, e è innamorato, e lui proprio vaga proprio verso. Però fa parte, cioè, aggiunge anche un po' di, si direbbe, di casino in tutta questa cosa, perché si ficca sempre in mezzo quando c'è Selim, che Fiorilla adesso gli piace più Selim, e anche Geronio, che non sa che quello lì che se lo tiene in casa è l'amante, poi lo scopre, pensava che era solo un amante, invece ne trova che ne ha due. Quindi tutto questo per aggiungere. Però musicalmente lui non presenta delle cose particolari, e canta sempre due o tre, dipende da se si tagliano o meno, arie da tenore innamorato. È un tenore non particolarmente alto, come Lindoro, no? Che è un contraltino, si chiamava, è un tenore come potrebbe essere Almaviva, no? Nel Barbiere, tipico tenore rossiniano, leggero, ma non spinto. E questo terzetto cosa succede? Terzetto, abbiamo detto, è quello in cui si sente, no, la citazione del Così fan tutte, in cui i tre iniziano a capire, cioè Don Geronio si accorge di sta situazione e il poeta dice: ah sì, nel mio libretto c'è scritto che adesso il marito esce munito, e l'altro dice: no, ma nel mio libretto c'è scritto che il marito dà le botte al poeta, no? Cioè, è tutta una situazione paradossale, molto comica. Allora sentiamo la traccia 15 e sentiamola un po'. Questa parte, avete capito, riconosciuto, no, tutte le cose di Rossini, però in questo caso sentite già che c'è un po' di rilassatezza, ci sono dei momenti in cui la musica indugia, non è proprio così non c'è questa tensione ritmica, no, come a volte sappiamo bene che c'è in Rossini. Quindi questa è anche una spia, no, del carattere un po' molle di questa partitura. Allora, cosa succede? Che il marito adesso scopre che il turco è stato invitato da sua moglie a casa per prendere un caffè, e qui c'è il famosissimo quartetto del caffè, che in realtà inizia col duetto tra Selim e Fiorilla, il secondo duetto. Questa volta sono in casa, e qui a me sembra sempre di vedere la gradisca che fa finta di essere una donna. Allora, voi turchi, no, lei magari non ha visto, ma voi turchi si dice che siate così, ed è incuriosita allo stesso tempo. E il turco risponde: ma no, noi siamo innamorati come gli altri, perché gli dice: ma voi turchi avete fama che quando vi stufate di una donna la vendete, no? No, noi abbiamo anche sentimenti, no? E c'è questo discorso un po' così. E quindi lei c'è la casa, e cosa succede? Arriva Geronio, e quando arriva è successo un po' il pandemonio, perché non solo arriva Geronio, ma arriva anche il Narciso, che la deve difendere. E cosa succede? Che Geronio è così succube della moglie che lui addirittura c'è la situazione paradossale, no? nelle vignette o nelle commedie c'è sempre il momento c'è lo mio marito, no? Che quello nell'armadio si nasconde. Invece qui è il contrario, che c'è l'amante e la donna, cioè Fiorilla e Selim, sono sedute nel divano, c'è lo mio marito, lo dice l'amante, perché lei dice: ma tu non ti preoccupare, è solo mio marito. E lui dice: come mio marito? Allora si spaventa, dice: ma questi italiani cosa fa? Quindi è una cosa, sicuramente hanno giocato, no, il librettista, cosa nel invertire le ruote, l'amante quello che si spaventano, e la moglie, no? E quindi arriva Geronio, e c'è un momento così, è il finale di questo terzetto, cioè quartetto, ho detto, che è diventato ormai quartetto, è concitato, e si sentirà, perché lo facciamo sentire adesso, magari 18, il tema della sinfonia fatto in modo meccanico. Allora, adesso quello che sentirete è Narciso che si arrabbia con Geronio di essere troppo smollaccione, dire: ma come ti fai offendere così?
e vengo io a difendere un po' l'onore della famiglia, per dire. E allora sentiamo la traccia 18. Forse avete riconosciuto il tema fatto così? No, non l'avete riconosciuto perché mi sono sbagliato io, e che invece questo è il finale del terzetto, e questo in finale qui l'ho messo apposta perché, cioè l'ho messo scritto, non perché c'è quello, ma perché c'è un'idea ritmica di concitazione in cui si canta, ma le parole sono spezzate così. E questo è un effetto molto comico, no? Tipico di Rossini, che l'ha inventato, sicuramente portato al massimo della sua effetto teatrale. Allora, poi, dopo questo quartetto del caffè, c'è il momento, uno dei momenti più comici, che è il duetto tra marito e moglie. Finalmente Geronio si stufa e vuole, diciamo, rimettere la moglie un po' così in riga. E però non ce la fa perché è una specie di è troppo vittima di questa donna, e quindi abbiamo questo veramente è proprio commedia pura. Quindi la musica rispecchia benissimo, no, i cambiamenti. A un certo punto la Fiorilla si mette a cantare una finta romanza, come dire, sì, ma io ti voglio bene, non sai quanto ti voglio bene. Quindi Geronio dice, ah, finalmente ce l'ho fatta, e poi lo prende per la gola e dice, ma io adesso sempre libera, sarà come se cantasse sempre libera di Gio. Geronio dice, ma io adesso ti, per vendetta ti prenderò un amante ogni giorno, così imparerai a comandarmi. E lui è sempre più bastonato. E tra l'altro poi nella messa in scena, no, che vedrete, o se l'avete già vista, e i costumi sono moderni, ma Geronio rappresenta un po' borghese, cioè un po' un vile. Noi abbiamo in mente, a me sembrava molto Pozzetto, sembrava vestito da Pozzetto, aveva un doppio petto, sembrava Renato Pozzetto nei film, proprio adesso non è proprio un ragioniere, diciamo così, ma bastonato. Però vedrete in quella messa in scena fa proprio la figura del cane bastonato, così, e del borghese codardo, no, dell'italiano medio, così, che però poi alla fine ha il suo riscatto, perché decide nel secondo atto di dire no, a questo punto io mando via di casa, e questo unito al fatto che Selim si ricongiunge con Zaida farà cambiare completamente Fiorilla, no? Perché poi Fiorilla non solo è così, ma si gira in scena circondata da un coro tutto suo, come se fosse Bacco con le baccanti. Cioè lui gira in scena con un coro che inneggia all'amore, inneggia alle gioie della libera, cioè della seduzione, e per cui a un certo punto da questa grande sensazione di onnipotenza che le ha, cambia tutto il suo orizzonte. E questo cambio di orizzonte avviene proprio nel secondo atto, alla fine, in un modo un po' brusco. E questo modo brusco forse è un po' il punto debole, diciamo, della drammaturgia di quest'opera. Tant'è vero che nella versione della Callas con Gavazzini, così, quest'aria addirittura era tagliata. Tutto il secondo atto era tagliatissimo, addirittura la grande aria di trasformazione del personaggio era tagliata. Io non so perché, ma probabilmente forse la Callas, che era una grandissima attrice cantante, si vede non riusciva a capire come poter cambiare così improvvisamente. Però noi possiamo, diciamo, metterci un po' nell'ottica di questo cambiamento, pensando che fino a quel momento il registro della musica è stato sempre quello dell'opera buffa, sempre. In questo momento l'eroina, cioè Fiorilla, passa completamente in un altro registro e canta un'aria, un grande aria con recitativo, cavatina, poi cabaletta, con coro, un'aria proprio da grande eroina dell'opera seria, se vogliamo. E in questo senso, diciamo, Rossini se la cava in un modo così anche raffinato, se vogliamo. Non c'è un'evoluzione psicologica del personaggio come potrebbe essere, non so, in Mozart, no? Dove vediamo, sa, nelle Nozze di Figaro i personaggi che evolvono, no? Perché l'orchestra ce li guida. Però Rossini usa, come spesso fa, gli stili dell'opera, no? Per significare dei cambi di registro e quindi anche dei cambi di stati d'animo, di psicologia. E questo, fate attenzione quando, adesso non la faccio sentire questa, ma voi quando andrete a teatro, sentite l'opera, sentirete proprio un momento diverso. E quindi questo momento di stacco brusco, che sarebbe implausibile semplicemente leggendo il libretto, grazie a questa sottigliezza dello stile, può essere, diciamo, più credibile. Poi magari alla fine magari anche Rossini non era proprio infallibile, però sicuramente lui ha provato a risolverla così. Allora, sono riuscito anche a parlare del secondo atto, ma facendo dei salti, dei tagli, come si fa nei teatri, no? E così, abbiamo 10 minuti, posso far sentire ancora te andare a mangiare? No. Io poi adesso vengo dalla Madrid, che si mangia alle 10:30, quindi per me devo andare avanti ancora 2 ore. Ma allora, io adesso cambierei
il disco, forse, perché, no, sì, cambiare il disco, mettiamo il secondo disco, e il duetto, vi ho detto, il duetto molto comico di questi due personaggi, cioè del marito e della moglie, in cui la situazione è sempre che si ribalta, no? Quello cerca, sembra che la sta mettendo, insomma, raddrizzando, invece non riesce. E fate attenzione a quei tipici ribattuti, no, dell'orchestra di Rossini quando deve esprimere una specie di nervosismo, una eccitazione. Qui è Geronio che vuole parlare con la moglie, ma è un po' spaventato, quindi è un po' agitato. E queste tipiche scritture di Rossini. Eccetera, eccetera, no, questo è come, non dico che balbetti, ma cioè, si sente proprio fisicamente questa eccitazione. E questi ribattuti non hanno solo un effetto quando non sono applicati a una persona timida che è in una situazione più grossa di lui, ma anche in altre situazioni, perché la musica di Rossini, abbiamo detto, ha questa capacità di poter essere trasportata, no, in varie situazioni, magari uguali, in una situazione comica, una seria, però funzionale, perché è una musica che esprime un vitalismo, diciamo, senza... Sì, senza connotazioni troppo psicologiche precise, a differenza, abbiamo detto, magari di Mozart. Questo era del duetto. Ma adesso io voglio arrivare al finale del primo atto. Il finale del primo atto del Turco in Italia è, diciamo, un po' deludente se ne pensiamo ai finali della Cenerentola, del Barbiere, quello dell'Italiana, dell'Italia in Algeria. Il finale del Turco è il primo atto, abbiamo detto, rispecchia un po' questa specie di partitura un po' così a pezzi improvvisata, e quindi anche qui è un po' meno teso, per cui l'unica tensione che abbiamo, che si scioglierà nel finale, è quella del bisticcio tra le due donne che si sono riconosciute sulla spiaggia come amanti comuni del Turco, mentre nel finale, per dire, del Barbiere c'è una tensione che si accumula quasi dall'inizio, no? Perché c'è quello che si traveste, poi ci sono i soldati ubriachi, poi c'è sono tante cose che fanno in modo che poi c'è anche la tempesta, poi sono nel Lima, diciamo, c'è tante situazioni così. Qui invece siamo solo alla fine, c'è questo momento, c'è il solito momento di perplessità in cui tutto si ferma, però ecco, voglio far sentire come sempre Rossini non rinuncia alla sua firma, no? Del creare musiche onomatopeiche oppure un po' distaccate, no? Dalla realtà, per esprimere un'eccitazione strisciante nella cosa. E questo sentiamo il numero 6, questo è proprio la fine della stretta, mi sembra, è giusto? Sì, è la stretta, è una cosa tutta metafora della natura, che il vento soffia, come adesso sono tutti un po' presi in questa confusione, come la natura. Numero 6. Questo qui il testo dice semplicemente che le onde del mare e il vento fanno meno strepito di due donne che si stanno bisticciando perché sono rivali in amore. Però il testo viene ripetuto, è composto in tutti, sono solo sillabe, no? Non si sente più, non capisce più cosa dice. E però si può notare che ogni tanto si ferma tutto e c'è questo coro a cappella, questo ensemble di tutti i solisti a cappella che cantano, e quindi questo anche crea una specie di morbidezza, no? In questa, non è proprio completamente boom, esplosa la cosa, c'è una sorta anche di, abbiamo detto, sempre in questa opera di momenti di stasi e di cose. E, allora, adesso le ultime due cose che vi dico sono queste. C'è, dopo all'inizio del secondo atto, un duetto buffissimo, che forse è il più bel duetto tra due bassi che ci sia in Rossini, forse nelle opere buffe, ed è il duetto tra Geronio e Selim, che finalmente, dopo che hanno capito che tipo di donna era Fiorilla, si vogliono un po' mettere d'accordo. E la cosa buffa qui, tipica, qui non c'è niente di nuovo in Rossini, proprio tipico dei Rossini, ma paradigmatico, ci sono i due che dicono delle enormità pazzesche nella più serena impassibilità. Selim gli dice: sai che da noi in Turchia si usa che uno, un marito, dopo un po' si stufa, vende la moglie, e l'altro gli risponde: sì, qui da noi si usa che il marito si spacca la testa al compratore, no? Però detto tutto con Rossini come impassibile, no? Perché un'altra delle chiavi della comicità di Rossini è sempre quella dell'autocontrollo, cioè dell'impassibilità. Anche nei comici veri, Buster Keaton non rideva mai, però faceva pisciare. Invece anche Rossini sempre è tutto così molto molto, cioè il grado di comicità deriva dalla tensione che si tiene senza che l'attore o il cantante, e quindi il compositore mantiene questa tensione impassibile. E l'altro grado, la cosa di comicità che fa quindi molto ridere, è quella della sillabazione, no? Questa
invenzione di Rossini di aumentare fino all'impossibilità la sibilabazione delle frasi, per cui il cantante è costretto a mangiarsi le parole per l'agitazione, quindi è molto difficile questo cantare, soprattutto se il direttore prende dei tempi, come si fa sempre adesso in Rossini, molto veloci, più veloci del... quindi i cantanti devono veramente essere molto bravi. E quindi questa è una cosa, il duetto deve fare molta attenzione in questo, e finiamo, direi, l'ascolto con il quintetto delle maschere. Il quintetto bellissimo, questa parte molto bella dell'opera, che è appunto una specie di omaggio, no, a questi travestimenti del Nozze di Figaro e di Don Giovanni. Tant'è, si potrebbe dire che è un omaggio al contrario, perché in Mozart questi erano dei tour de force musicali, dove sia nelle nozze sia nel Don Giovanni lui ha musicato proprio tutti questi possibili disguidi, no, tra i personaggi, e uno li segue proprio con l'orchestra. Invece Rossini, sapendo benissimo con chi aveva avuto prima, non musica quasi niente, fa solo un coretto che introduce, che viene ripetuto sempre per dare l'idea di una festa, ma i personaggi in quel caso lì non succede niente. Quello che invece viene musicato è la confusione di Don Geronio quando arriva e cerca la moglie. E una cosa molto bella è qui il momento più significativo, anche interessante, di sospensione di questo turbine, quando c'è questo momento grande, momento a cappella, cioè detto che vuol dire che i cantanti cantano senza orchestra. Sentiamo com'è la stretta di questo quintetto, dopo il quale ci sarà solo poi il pentimento di Fiorilla, messa un po' alle strette. Quindi si può dire che questo finale è un po' veramente, questo quintetto è un po' il finale vero, no, dell'opera, perché poi l'aria suona come una cosa un po' su un piedistallo, un po' diversa. E poi, lo dico, l'avevo promesso e lo dico qua, tre pezzi del Turco in Italia, tre parti sono state composte da un aiutante di Rossini, non proprio da Rossini, tra cui il vero finale secondo, cioè l'ultimissima parte in cui si fa un po' la morale della situazione, l'aria di Geronio, la prima, che hanno fatto sentire nel primo atto, e l'aria di quella che si chiamava l'aria dei gelati, dei sorbetti, che è l'aria in cui gli impresari approfittavano per vendere un po' di gelati in sala, e del tenore Albazar, che è un confidente di protettore, di Zaida, e questa verrà eseguita, di solito si taglia, giustamente perché il cantante è bravissimo, quello che la fa, è anche scenicamente molto bravo. E quindi queste tre sono non di Rossini, però se non l'avessi detto non credo che non l'avresti sentito, però fate attenzione magari all'orchestra a vedere se si può sentire. Allora adesso noi finiamo così, sentendo il quintetto delle maschere, cioè la finale, la stretta di questo quintetto un po' notturno in questa festa dove tutti sono travestiti e nessuno si riconosce più. Il numero, adesso lo dico Marco, è 23. E quindi qui abbiamo sentito questo quintetto in cui c'era non solo questo momento di sospensione col coro a cappella, quel momento a cappella, ma soprattutto poi il finale con la tromba che ci ricorda la sinfonia, e quindi poi Donizetti sicuramente l'ha preso, no, per il suo Dulcamare, la scena di Dulcamare che finisce sempre con quella tromba, con la cornetta forse in quel caso. E niente, avete sentito anche con quale leggerezza, no, con quale amabilità, no, si svolge anche quest'opera, che abbiamo detto non è un'opera forsennata dove c'è particolare tensione, ma è un'opera, abbiamo detto, amabile e anche, forse vogliamo, anche dolce in certe cose, che va sorseggiata, no, come un caffè napoletano, un po' lentamente, senza godendo di tutti i preziosismi, di tutte le raffinatezze proprio strumentali e musicali che Rossini ha messo, perché è un'opera importante, insomma, di Rossini, per quanto abbia queste parti fatte dai recitativi e queste altre tre arie non fatte da lui, però è un'opera che lui aveva anche ripreso, quindi che considerava un'opera compiuta, ecco, così come è compiuta anche, diciamo, la presentazione, perché siamo un po' tardi. E a proposito di preziosismi orchestrali, abbiamo sentito l'edizione diretta da Sir Neville Mariner, e invece qui da noi l'ho colpevolmente non citato prima, è il giovane Daniele Rustioni, che ha fatto un ottimo lavoro di pulizia con l'orchestra, e per cui è molto godibile anche da questo punto di vista. Un giovane di successo come Alberto Bosco, che spero di avere presto di nuovo qua. Lo ringrazio per la sua freschezza e per aver arricchito anche di collegamenti, insomma, molto dotti, ma fatti come in un gioco.
È il tempo che resta per ricordarvi che ci si rivede il 1° aprile per i Puritani di Bellini, ci spostiamo di 20 anni e di un altro registro, e vi anticipo che per gli amanti di Strauss invece la settimana successiva, l'8 aprile, presentiamo un nuovo libro scritto da un altro musicologo torinese, Gian Giorgio Satragni, dedicato appunto a Strauss, un lungo lavoro che finalmente vede le stampe per i tipi della EDT. Quindi 1° aprile i Puritani con Alessandro Mormile e l'8 aprile Satragni con Strauss, e partecipano il nostro nuovo direttore artistico Gaston Fournier Fassio e Giorgio Pestelli. Arrivederci a tutti.